l'innovazione, il reddito degli imprenditori, le preoccupazioni per i tagli al bilancio europeo. Dino Scanavino, rieletto alla guida della Confederazione Italiana Agricoltori, di Luciano Genfi. Meno burocrazia, più riconoscimento per il reddito degli agricoltori, spazio ai giovani. Sono questi tre dei punti cardine del programma con cui Dino Scanavino si accinge a guidare per altri 4 anni la Confederazione Italiana Agricoltori, la CIA. La conferma del presidente uscente è venuta dall'Assemblea Elettiva di Roma. Imprenditore vivaistico e vitivinicolo della provincia di Asti, Scanavino ha 57 anni e guida la CIA, 900.000 iscritti, dal 2014. In questo suo secondo mandato, in cima alla lista delle priorità, assicura che ci sarà il tema dell'innovazione. Imprimere all'agricoltura italiana, all'interno del sistema agroalimentare, più rappresentatività, più forza, attraverso gli strumenti della modernità, cioè le innovazioni tecnologiche, la conoscenza delle innovazioni scientifiche, la loro applicazione. E a fronte di questo nostro impegno, avere più riconoscimento in termini economici, che è quello che oggi ancora manca all'agricoltura italiana. Se si vuole un'agricoltura moderna, però, secondo la CIA, gli agricoltori devono guadagnare il giusto, cosa che oggi non sempre accade. In caso contrario, investire in innovazione, in tecniche compatibili con la cresciuta sensibilità ecologica, diventa semplicemente impossibile, spiega Scanavino. Il reddito degli agricoltori sarà sostanzialmente importante per far fronte alle esigenze di sostenibilità che da più parti vengono. Sostenibilità legata alla genuinità dei prodotti, che devono essere di prossimità, almeno le materie prime, il più possibile, alla sostenibilità ambientale, che presuppone investimenti per poter utilizzare meno risorse, meno acqua, meno chimica, ma per utilizzare meno chimica ci vuole più meccanica e la meccanica costa. E quindi si tratta sì di finanziare l'agricoltura, ma si tratta soprattutto di dargli un reddito che consenta di fare investimenti. C'è una scadenza cruciale che attende tutta l'agricoltura europea nei prossimi mesi, la discussione sui possibili tagli ai fondi europei per il settore primario, tagli che, se confermati, sarebbero davvero molto pesanti. Per il riconfermato presidente CIA Scanavino bisognerebbe pensarci due volte, ne va della stessa coesione della società europea. La preoccupazione è forte. Noi crediamo che vada sostenuto l'investimento che i cittadini dell'Unione Europea fanno sul sistema rurale, perché non dimentichiamo che la PAC non è una somma di finanziamento all'agricoltura, ma è un progetto di sviluppo rurale che, al di là dei finanziamenti, deve contenere la armonica convivenza delle persone con l'ambiente, con quello che c'è nelle aree rurali. Quindi io credo che tagliare alla PAC voglia dire tagliare benessere ai cittadini, e questo non dovrebbe accadere. Il tema dei tagli al bilancio agricolo europeo è direttamente collegato all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, ma per Scanavino sarebbe grave se gli agricoltori fossero gli unici a pagare per i mancati versamenti britannici e le casse comunitarie. Troppo facile, dice, risolvere tutto con un'equivalente riduzione dei fondi al settore primario. I problemi della uscita del Regno Unito e quindi delle minori risorse vanno contemperate con un aumento della contribuzione. Oggi i cittadini europei contribuiscono con meno di un caffè al giorno al bilancio europeo, e quindi un lieve aumento non sposterebbe di molto l'esborso da parte dei cittadini europei, ma darebbe molte più risorse all'Unione Europea. Noi abbiamo bisogno di tanta Europa.